Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti in questo video. Oggi vi porterò con me nella mia routine quotidiana dalla mattina alla sera, tutti gli step che faccio. Mi sono da poco svegliata e direi che si vede. Sono reduce da una nottata di balordi halloweeniani, alla mia veneranda età di 35 anni ancora faccio balordi. Non sono tornata tardissimo, però forse ho bevuto un pochino troppo. Vabbè, mi riprenderò. Ok, prima cosa da fare è lavarsi i denti. Tiriamo su questi capelli con pinzeton e pinzettin per la frangia. Allora, io sto utilizzando in questo periodo questo spazzolino da denti elettrico del Lidl. Quando sono stata dal dentista a marzo mi consigliò uno spazzolino elettrico. In quel periodo questo era in offerta e l'ho voluto provare. Dopo più o meno un paio di mesi sono ricorsa dal dentista e mi ha detto che ha trovato la situazione molto migliorata, quindi vuol dire che anche un dispositivo non costoso, comunque di fascia media bassa, è un buon dispositivo, quindi ve lo consiglio. L'ho pagato intorno alle 14 euro. La sua struttura è questa, ovviamente c'è la presa. Lo spazzolino, il corpo va messo qua, mentre se con la presa si carica, e le testine vanno messe in questa parte qua. E come dentifricio, al momento sto utilizzando questo campioncino della Elmex per denti sensibili. Io ho un po' di problemi per quanto riguarda la sensibilità dei denti e questo dentifricio mi aiuta tantissimo. Lavate i denti. Per il momento la mia routine per quanto riguarda la pulizia dei denti finisce qui. In questo periodo non sto utilizzando né un colluttorio perché non l'ho comprato. Io di tanto in tanto, ogni tanto diciamo, non sempre, tipo una volta, 2 o 3 volte all'anno, compro un colluttorio e lo utilizzo. Per evitare che il colluttorio mi sensibilizzi ancora di più i denti, non lo uso in modo costante tutto l'anno. Questo periodo non lo sto utilizzando e io non posso neanche utilizzare il filo interdentale perché ho i denti molto ravvicinati, specialmente questi davanti, e rischio di, per forzare, per pulire bene, rischio di farmi dei microtraumi alle gengive. Quindi il mio dentista mi ha detto no, anche no. Quindi vado a lavare direttamente il viso. Sto utilizzando ormai da giugno questo detergente, una soluzione detergente della Doa Attiva ad alta tollerabilità, di questa c'è anche la recensione. Mi è stato consigliato dalla mia dermatologa e mi sto trovando veramente molto bene, come vi ho detto anche nel video recensione. Quindi mi vado a lavare il viso, acqua tiepida per non avere dei microtraumi. Di prodotto, una nocciolina di prodotto sulla mano, bagno, emulsiono. Quando si è fatta questa bella schiumetta, vado sul viso a togliere i residui di sebo e di crema della notte che ho messo questa notte. Sciacquo via tutto. Vado a tamponare l'acqua in eccesso, non a strofinare. Io utilizzo la mia asciugamano, che utilizzo solo e soltanto per il viso, e che cambio una volta ogni 2 giorni più o meno. Di solito uso quella un pochino più piccolina, ma stamattina ho preso questa, un po' grande.
Ok, ora è l'ora del lattolico. In questo periodo sto utilizzando l'acqua alle rose. La confezione dell'acqua alle rose ha una imboccatura molto grande. Come sapete, come avete visto nell'altro video, io non utilizzo né batuffoli di cotone né dischetti di cotone per applicare il tonico perché lo considero uno spreco immane e un costo per l'ambiente insostenibile, quindi di solito utilizzo le mani. Purtroppo quella confezione è scomoda, non mi permette di versare il giusto quantitativo sulle mani per poi applicarlo sul viso. Quindi ho preso questo delizioso, direi, contenitore per profumi anni 80. Ve lo regalo a mia zia, non l'ho mai utilizzato, la tengo sulla vanity di solito, sulla mia tavola del trucco. Però ci ho messo l'acqua alle rose e visto che ha uno spruzzino, perché non avevo uno spruzzino a casa pulito, ho usato questo. Quindi ora vado a profumarmi, a tonificare il viso. Fa questo strano rumore come se fosse otturata, ma non lo è. Secondo me non è l'ideale per l'acqua alle rose questo spruzzino. Comunque, insisto, bagno molto il mio viso con l'acqua alle rose. A parte che mi piace il profumo, ma ne trovo proprio beneficio. Dopo che ho inumidito molto il mio viso, con gli anulari vado a tappettare intorno al contorno occhi, in questo modo, faccio un piccolo massaggio sulle rughe. Naso, labiali e poi faccio questo movimento di massaggio sul viso e anche sul collo e un po' il décolleté. Visto che ho un po' di scollatura, sono riuscita a bagnarmi in video anche questa parte qua. Di solito quando mi lavo non ho la maglietta del pigiama. Ok, ora si asciugherà il tonico e posso mettere le creme, quindi andiamo in camera sulla vanity. Non so come saranno le luci in questa parte di video, ma c'è un po' di sole qui che entra dal balcone. Ho acceso anche i faretti della specchiera, però è troppo illuminato, quindi non so bene come verranno le luci. Comunque non devo mostrare né colori né nulla, soltanto un po' di gestuelle. Vado a mettere il contorno occhi di Garnier Bio, quello alla lavanda che adoro. Ne prendo una buona quantità, anche perché stamane non mi muoverò di casa per fare il cambio di stagione delle scarpe. Inizio a fare il cambio di stagione. Ne ho preso un po' di prodotto, lo divido tra due think, tra due dita. E inizio a metterlo sul contorno, inizio a fare questo massaggio dall'interno verso l'esterno con molta delicatezza in questo modo e poi faccio dei piccoli 8 qui dove si creano le rughette, le zampine di gallina. Dopo di ciò con la pelle molto secca aggiungo un altro po' di crema e vado a mettere di nuovo tutto intorno e inizio a fare questo movimento circolare sulle fasce muscolari che aiuta a tonificare i muscoli della zona e dopo di ciò dall'interno verso l'esterno faccio questi movimenti rullanti per sgonfiare la zona del contorno occhi dai residui dei ristagni notturni praticamente. Avete visto che cambio spesso il dito, ho iniziato con il dito indice perché mi dava un pochino più di controllo, sono passata al medio per imprimere la giusta forza, ma comunque delicato in modo delicato per il massaggio muscolare e per il movimento che implica la forza che deve essere più delicata possibile, perché comunque vado a
muovermi sulla zona in questo modo, utilizzo l'anulare. E infine, per tappettare, quindi per rinvigorire la zona, utilizzo i mignolini. Faccio un paio di volte così, solo nella parte di sotto. Ok. Passo poi alla crema sia diurna che notturna di questo periodo, che è questa della L'Oreal, attiva antirughe e collagene. È una crema idratante prime rughe dai 35 in poi. Eccola qua. Ne vado a mettere ovviamente, la vado a mettere sul viso, ne appoggio un po' di quantità anche sul collo. Inizio a massaggiarla. Inizio a fare un movimento per antigravità per il collo, poi antigravità per la zona della mascella mandibola. Praticamente apro la mano così a ventaglio e passo due dita sopra e due dita sotto sulle fasce muscolari fino all'orecchio. Lo faccio qualche volta. Dopo passo con queste due dita, pizzicotto leggero ovviamente, sulle rughe naso-labiali, giusto qualche volta. Ok. Con lo stesso movimento pizzicottolino sulle rughe della fronte e poi tappetto come ultimo tipo di, ma penultimo tipo di massaggio. L'ultimo è sempre per il collo, porto in giù delicatamente, porto in giù e porto leggermente il mento in avanti così e faccio questo movimento qua, ve lo faccio vedere. Così vado a rinforzare la muscolatura e usciranno meno rughe sul collo. Quindi 1, 2. Ok. Questi sono gli unici massaggini che so fare, che mi hanno insegnato e che vedo beneficio sulla mia pelle. In ultimo, balsamo labbra. Sto utilizzando ancora questo dell'Anthos, The Real Balm Vegan Lip Balm. Purtroppo è terminato, ci è rimasto solo il residuo, quindi utilizzo questa spatolina per recuperare. Ovviamente non me lo porto in giro questo, però utilizzo la spatolina per recuperare un po' di balm perché lo adoro. È burroso, cremoso, appunto giusto, mi piace come mi nutre le labbra, come mi aiuta a conservare un aspetto un pochino più rilassato alle rughette del contorno labbra, mi piace tantissimo. Ok, come ultimo step, crema per le mani. Questa della Naturale è una crema mani ipoallergenica idratante protettiva all'aloe vera, giusto un po' perché fa sempre bene nutrire le mani. Ovviamente tutta questa routine mattiniera la faccio sempre anche quando vado di fretta, ma non parlando i tempi si restringono. Ne metto anche un pochino, massaggio anche un pochino sulle cuticole. Ok, direi che io chiudo qua e ci vediamo questa sera per la seconda parte. Eccoci tornati, la giornata volge al termine. Io non vedo l'ora di andarmene a dormire, sono un pochino stanca questa sera. Allora, prima però devo struccarmi. In viso praticamente del cipre dei correttori. Ho fatto un piccolo smoothie stasera con abbastanza mascara e sulle labbra ancora la matita. Per il resto, vabbè, devo levare le lentine, quindi iniziamo subito. Rimetto i mollettoni ai capelli. Io non riesco né a truccarmi, né a struccarmi, né a fare nulla se ho i capelli avanti al viso. Io non so quelle ragazze, anche mia sorella,
No, mia sorella ora si lega i capelli, però tipo la frangetta la sposta soltanto un po' in avanti. Io impazzirei. Prima cosa, vado a lavare le mani, uso un semplice sapone neutro per le mani e vado a togliere le lentine. Questa parte la salterò perché per alcune persone è un po' fastidioso vedere inserire le mani all'interno degli occhi, quindi tolgo le lentine e torno. Ok, tolte le lentine, vado a togliere il trucco. In questo periodo sto utilizzando queste salviette della Fria, si chiamano Prime Alta Qualità Tessuto Skin Massage. Struccanti 25 pezzi, tecnologia micellare, azione nutriente per tutti i tipi di pelle. Non testato sugli animali, c'è cioè il coniglietto che zoppetta. Adoro, adoro, adoro. Allora, la salvietta ha un profumo meraviglioso, questa è la sua grandezza. Inizio dalla parte con il tessuto massaggiante e inizio dagli occhi. Lascio agire qualche secondo perché comunque c'è l'azione dell'acqua micellare e poi piano piano, senza tirare troppo, vado a struccare gli occhi. Inizio anche a togliere un po' di mascara dalle ciglia e ora vado all'altro occhio. Ora mi concentro più sulle ciglia, quindi con movimenti delicati che vanno ad accompagnare la lunghezza delle ciglia, tolgo il mascara. E ora vado a rifinire sempre lo struccaggio delle ciglia, passando la salvietta proprio a cavallo delle ciglia, così risulteranno completamente struccate. E ora vado a togliere, inizierò a togliere i residui di cipria, fard e correttori dal viso. Anche la matita che mi è rimasta sulle labbra. Do una controllatina alle ciglia, ok, sembrano struccate. Perfetto. Ok, ora vado a risciacquare il tutto utilizzando sempre il mio detergente della Doha, acqua tiepida. Allora, un passaggio che non faccio la mattina è con il viso, con il detergente, vado a fare un leggero scrub con questa spugnetta in silicone che ho comprato da Tiger più o meno 4 anni fa, non ricordo più. Con i dentini un pochino più alti faccio un micro scrub nelle zone interessate. Faccio su tutto il viso, ma mi concentro nelle zone dove ho più problematicità. E con la parte con i dentini più bassi faccio un micromassaggio. Allora, sulla mascella, mandibola, mascella, non mi ricordo mai. Ok. Da un lato e dall'altro, contorno labbra, da un verso e dall'altro, rughe naso-labiali, con delicatezza nel contorno occhi o sul contorno occhi. E sulla fronte. Risciacquo la spugnetta e vado a sciacquarmi il viso. E ora tampono. Acqua alle rose, tutto il viso. Mi sento una star, una diva. Ok,
e vado a fare i massaggini che ho fatto anche stamattina, quindi tappeto sul contorno, occhi e poi sul viso. E il collo e anche un po' sulle labbra. Ultimo passaggio in bagno, visto che porto le lentine e in questo momento mi bruciano gli occhi, vado a mettere un paio di goccine di lacrime artificiali. Queste sono della Max Opti Fresh, è un sì, un goccine lubrificanti e non ci sta, però non ricordo. Lubrificanti e umettanti per gli occhi. Allora, in bagno abbiamo terminato e ora ci spostiamo di nuovo all'avanti. Allora, crema contorno occhi, sempre questa della Garnier Bio. Vado a fare i medesimi massaggini della mattina, però abbondo di crema. E non faccio ovviamente quella che serve per sgonfiare dai ristagni della notte, perché ovviamente la notte ci sono andata a dormire. E quindi allora, distribuisco dall'interno verso l'esterno, disegno gli 8 laterali. Massaggio per il muscolo e vado anche verso la tempia e poi tappeto il residuo di crema. Crema viso sempre la stessa, perché questa è notte e giorno. Anche per la crema viso abbondo. Massaggio antigravità, massaggio per la linea mandibolare, massaggio per le rughe naso-labiali, massaggio per le rughe della fronte, tappeto. E massaggio anche per le rughe del collo. Sempre balsamino che sta per finire e la sua spatolina. Ultimo passaggio prima di lanciarmi, fiondarmi nel letto, la crema a mani, che non può mai mancare dopo una giornata. Anche per finire questa, ok. Ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, supportami con un pollice in su. E se non vuoi perdere tutti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box, giù alla banda finale del video e nell'ultima schermata. Ci sono tanti pulsantini che potresti cliccare. Io nel frattempo ti ringrazio di avermi aperta e ti aspetto nel prossimo video. E io ora vado a fare la ninna. Ti auguro una buona notte e alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!